Storia Oscura con Fabio Camillacci. Per il ciclo Storia del crimine e della criminologia, la vera storia del mostro di Firenze. Quella del mostro di Firenze è stata la vicenda di cronaca nera più famosa, più oscura e dibattuta d'Italia. Un agglomerato di psicosi, delitti maniacali, voyeurismo, presunti colpevoli e teorie investigative che ha legato 8 duplici omicidi in un periodo storico durato oltre 17 anni. Un caso di assassino seriale maniacale, le cui modalità di esecuzione erano quasi da manuale. Il killer, che ha operato presumibilmente dalla fine degli anni 60 fino al 1985, aggrediva coppiette appartate in macchina in zone isolate delle campagne attorno a Firenze e in procinto di avere rapporti sessuali, sempre in notti di novilunio che precedevano giorni festivi. Per compiere i delitti ha sempre utilizzato la stessa pistola, una beretta calibro 22 Long Rifle, caricata con proiettili Winchester serie H provenienti da due scatole da 50 colpi. Dopo aver ucciso le vittime, il killer allontanava la donna dal compagno e con un coltello pare da sub, le asportava il pube e il seno sinistro. Terminato questo rituale, poi si accaniva ancora sul cadavere maschile, sferrandogli qualche coltellata. Al di là delle modalità, il motivo di tanta mitizzazione a livello di massa è dovuto principalmente al fatto che quello del mostro di Firenze è stato il primo caso di serial killer mediatico della storia italiana, il primo in grado di eguagliare a livello di attenzione e iconografia casi americani come quelli di Ted Bundy, John Gacy e Richard Ramirez, e il cui processo è diventato celebre a causa di una serie di situazioni grottesche: la poesia di Pietro Pacciani in aula, l'inno al duce di Mario Vanni, le deposizioni esilaranti e le teorie esoteriche macabre di alcuni testimoni. Nonostante Pietro Pacciani e i compagni di merende siano generalmente e ufficialmente dalle procure di Firenze e Perugia considerati gli esecutori materiali di almeno 4 degli 8 duplici omicidi, il caso rimane controverso e irrisolto. Di fatto, non si è mai giunti a individuare il vero colpevole. Un fatto è incontrovertibile: la pistola utilizzata in tutti gli omicidi legati al caso non è mai stata trovata e non ci sono prove che fosse in possesso né di Pacciani né di nessun altro compagno di merende. Il caso quindi è ancora aperto dopo quasi 50 anni dal primo duplice delitto. Nel 1984 fu istituita addirittura una squadra speciale per indagare sugli omicidi del mostro, la SAM, la squadra antimostro diretta da Ruggero Perugini. All'epoca la psicosi collettiva era totale. Procure e giornalisti ricevevano quotidianamente segnalazioni da parte di privati cittadini su chi potesse essere il vero colpevole. Nel 1985 una lettera anonima aveva suggerito sospetti su un contadino di Mercatale, Pietro Pacciani, che l'anno successivo finì in carcere a causa delle accuse di abusi sessuali da parte delle figlie. Fu in quel periodo che Pacciani entrò nel mirino della SAM e nel 91 divenne il principale sospettato. I motivi che spinsero Perugini a concentrarsi su Pacciani erano in buona parte dovuti al suo profilo psicologico e ai suoi trascorsi giudiziari. Pacciani era un uomo violento, sessualmente deviato e noto guardone, ma soprattutto nel 1951 era finito in carcere con l'accusa di omicidio. Pacciani aveva sorpreso l'allora fidanzata in compagnia di un altro uomo e dopo aver ucciso quest'ultimo con molteplici coltellate aveva obbligato la fidanzata ad avere un rapporto sessuale davanti al cadavere. Il particolare determinante che diede il via alla vicenda Pacciani, però, era legato a una dichiarazione che lui stesso aveva fatto ai carabinieri durante l'interrogatorio del 1951. «Ho visto la mia ragazza che mostrava il seno sinistro all'altro uomo e sono stato preso da una rabbia furiosa». Il riferimento al seno sinistro, l'allontanamento dall'amante e l'accanimento verso il cadavere maschile, secondo la SAM, erano tutti particolari che facevano combaciare il profilo di Pacciani a quello del mostro di Firenze.
Le prove esistenti contro Pacciani però si dimostrarono insufficienti durante il processo e dopo una condanna in primo grado, un'assoluzione in appello e un annullamento del processo in Cassazione entrarono nelle dinamiche del mostro di Firenze Giancarlo Lotti e Fernando Pucci, amici di Pacciani che allora venivano definiti i testimoni alfa e beta, ma che poi insieme a Mario Vanni divennero i compagni di merende. Pacciani morì nel 1998. Lotti e Pucci erano notoriamente affetti da ritardo e disturbi mentali, ma le loro testimonianze furono determinanti per arrivare alle condanne di Vanni e Lotti, perché appunto Giancarlo Lotti si autoaccusò, accusando allo stesso tempo Pacciani e Vanni di 4 degli 8 duplici omicidi, pur contraddicendosi più volte e non riuscendo a fornire elementi oggettivi. In particolare, la sua testimonianza divenne decisiva perché riuscì a ricostruire l'ultimo duplice omicidio del 1985, spiegando come e quando era avvenuto, domenica 8 settembre. Ma qui arriviamo alla ricostruzione dell'avvocato Vieri Adriani e alle perizie che smonterebbero questa tesi. Sul corpo di Nadine Moriot, l'ultima vittima femminile, furono trovate delle larve di mosca che, secondo gli anatomopatologi, hanno bisogno di più di 24 ore per formarsi su un cadavere. Inoltre, il giorno del ritrovamento da parte della polizia, il corpo senza vita della donna era stato mosso per verificare l'escissione del pube, vanificando la perizia sul rigor mortis che sarebbe stata in grado di determinare l'ora della morte con precisione. Secondo queste ricostruzioni, quindi, il giorno dell'ultimo duplice omicidio del mostro sarebbe stato sabato 7 settembre 1980 e non domenica 8, particolare che smonterebbe in modo netto l'attendibilità di Lotti come testimone e che teoricamente cancella 20 anni di indagini. La beretta calibro 22 e i proiettili Winchester serie H diventano una costante dei delitti del mostro già nell'ottobre del 1981. All'epoca di quello che la procura di Firenze considerava temporaneamente il terzo duplice omicidio legato al caso. Un esame balistico approfondito, infatti, aveva dimostrato che il percussore della pistola marcava i bossoli dei proiettili nello stesso identico modo e quindi il mostro aveva sempre utilizzato quell'arma, sia nei delitti del 1974 che in quello del 1981. Nel 1982 però, dopo il quarto delitto, secondo le ricostruzioni ufficiali, un maresciallo che negli anni 60 prestava servizio a Signa e che di cognome faceva Fiori, si ricordò di un altro caso del genere, avvenuto nella cittadina nel 1968, il cui fascicolo era in mano alla procura di Perugia che l'aveva gestito. Da quanto si ricordava, la dinamica degli omicidi era molto simile, quindi decise di riprendere in mano il fascicolo e trovò repertati dei proiettili marca Winchester serie H segnati dallo stesso percussore. Anche in quel caso si era trattato di un duplice omicidio quando furono uccise le vittime. Barbara Locci e Antonio Lobianco si erano appartate in macchina per fare l'amore dopo essere state al cinema con il figlio Natalino che dormiva sul sedile posteriore. Quello del 1968 quindi sarebbe stato il primo delitto del mostro. Da qui, nel 1982, partirono le prime ipotesi accusatorie fatte dagli inquirenti, la cosiddetta pista sarda. Per quel duplice omicidio era già stato individuato un colpevole, il marito di Barbara Locci, Stefano Mele, che avrebbe ucciso la moglie per gelosia. Una conclusione di per sé strana perché la Locci, secondo le testimonianze di varie persone, durante il loro matrimonio aveva avuto una serie infinita di amanti. In paese veniva addirittura soprannominata per questo l'ape regina e alcuni di questi avevano vissuto addirittura con la coppia con il benestare del marito.
La ricostruzione di quell'omicidio però fu piuttosto complicata. Mele dimostrò di essere stato presente sul luogo del delitto quella notte, ma durante gli interrogatori accusò diverse persone di aver compiuto materialmente l'omicidio. Fra questi c'era Salvatore Vinci, un uomo di origine sarda che era stato uno degli amanti della Locci e che per un periodo aveva abitato nella loro casa, instaurando con Barbara un rapporto morboso. Ecco perché la pista sarda. Secondo una ricostruzione, la pistola che sparò quella notte apparteneva a Salvatore Vinci. Eppure esistono delle differenze molto evidenti fra il delitto del 68 e quelli successivi. Gli omicidi di Barbara Locci e Antonio Lobianco, infatti, non furono di stampo maniacale. Sul corpo delle vittime, poi, non c'erano tracce di nessun rituale, nessuna escissione di seno e pube, nessun oltraggio sul cadavere maschile. Unico dettaglio che collegherebbe questo caso con i successivi, la beretta calibro 22 e i bossoli dei proiettili. La pistola, quindi, deve essere passata di mano. Nel settembre del 1974 la beretta calibro 22 uccise Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini e sul corpo della ragazza venne praticata la prima escissione del pube, che avrebbe reso famoso, dal punto di vista anche macabro, il mostro di Firenze. Dopo averla uccisa poi, l'assassino aveva affondato lievemente la punta del coltello sul suo corpo per 94 volte, disegnando un percorso che dallo sterno arrivava fino al pube. Insomma, quella del mostro di Firenze resta una vicenda di cronaca nera che non ha precedenti nella storia italiana, né per le controversie del caso, né per le modalità con cui è stata raccontata e vissuta, ma che soprattutto non è ancora chiusa dopo quasi 50 anni. Buona giornata da Fabio Camillacci, benvenuti alla Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Matteo Di Lelio in cabina di regia. Come avete sentito dall'incipit, torniamo a parlare della vicenda del mostro di Firenze perché ci sono dei nuovi importanti sviluppi. Ricordo, per il ciclo Storia del Crimine e della Criminologia, torniamo dunque a parlare di questa vicenda inquietante, particolarmente oscura. Questi gli interrogativi che oggi solleveremo, ai quali cercheremo di dare delle risposte. Ci sono collegamenti tra i delitti di Firenze e quelli di Perugia. Il mistero del dottor Narducci, strangolato e gettato nel lago Trasimeno. Era lui il mostro? Pietro Pacciani morì di morte naturale o fu ucciso? Abbiamo fatto riferimento al dottor Narducci perché, come dicevamo, un'incredibile rivelazione, stando anche recentemente a quanto scritto dal settimanale giallo, apre nuovi scenari nel caso del mostro di Firenze. Il serial killer che sconvolse l'Italia dal 1968 al 1985 uccidendo 8 coppie appartate in campagna. Prima di morire un medico scrisse: «Sono io il mostro». Secondo il racconto fatto da 3 testimoni agli inquirenti, il dottor Francesco Narducci, già sospettato di essere uno dei mandanti degli omicidi, lasciò su un foglio questa terribile confessione e poi fu ritrovato cadavere nel lago Trasimeno. Ma questo biglietto non venne mai trovato e i testimoni tutti e 3 ritrattarono. Verità o fantasia? Ne parleremo bene con degli ospiti veramente speciali per questa puntata speciale della Storia Oscura dedicata alla vicenda del mostro di Firenze. Tra poco qui in studio ci raggiungerà il regista, giornalista e scrittore Paolo Cochi, ma poi in collegamento telefonico nel capitolo secondo della Storia Oscura avremo il dottor Giuliano Mignini, sostituto procuratore a Perugia, e il professor Giovanni Marello, medico legale dei delitti del mostro, che effettuò tra l'altro anche l'autopsia sul corpo di Pietro Pacciani. Quindi ospiti veramente esclusivi oggi qui a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Pericolo storia del crimine, della criminologia. Dunque oggi torniamo a parlare della storia del mostro di Firenze con questi interrogativi. Ci sono collegamenti tra i delitti di Firenze e quelli di Perugia? Il mistero del dottor Narducci, strangolato e gettato nel lago Trasimeno, era lui il mostro? E Pietro Pacciani morì di morte naturale o fu ucciso? Dunque, sono io il mostro e chiedo perdono al mondo intero. Questa sconvolgente confessione rivela in esclusiva, è stato fatto in questa estate in maniera molto romanzata, va detto, sicuramente dal settimanale giallo, ma è un bel colpo giornalistico senza ombra di dubbio. Rivela che al centro di un mistero, nel mistero degli omicidi del mostro di Firenze, c'è questa frase che sarebbe stata scritta su un foglio che però non si trova più, e un foglio visto da tre testimoni che però non possono o non vogliono più confermarlo. È esistito davvero questo foglio? È solo fantasia oppure verità? E chi avrebbe scritto una frase tanto inquietante? Secondo il racconto di tre persone, poi ne parleremo meglio, questo biglietto sarebbe stato scritto prima di morire da Francesco Narducci, il medico perugino rinvenuto cadavere nel lago Trasimeno esattamente un mese dopo l'ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze. E chi è dunque questo Narducci che avrebbe scritto una frase tanto inquietante? Francesco Narducci era un medico gastroenterologo di 36 anni, scomparso l'8 ottobre del 1985, ritrovato cadavere nel lago Trasimeno 5 giorni dopo. Questo medico, sospettato dagli inquirenti di essere uno dei mandanti degli omicidi del mostro, si aggirava nelle campagne fiorentine, stando al racconto dello stesso Giampiero Vigilanti, proprio con lui, l'87enne ex legionario che recentemente è tornato indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul mostro, indagato per tutti gli 8 duplici delitti, insieme a un altro medico, il dottor Caccamo. Questo dunque quanto ha raccontato Vigilanti in un'intervista pubblicata recentemente sul settimanale giallo. Vigilanti, originario di Vicchio, lo stesso paese che diede i natali a Pietro Pacciani, ha raccontato di essersi trovato in compagnia del medico perugino in almeno 2 occasioni, che coincidono proprio con i giorni in cui sono avvenuti 2 dei duplici delitti. Il 22 ottobre 1981, quando furono uccisi Stefano Baldi, di 26 anni, e Susanna Cambi, commessa, di 24 anni, e l'8 settembre, o il 7, poi vedremo bene, qui anche c'è il dubbio sulle date, 1985, quando furono uccisi nella campagna di San Casciano Val di Pesa, in frazione Scopeti, 2 fidanzati francesi. Lei di 25 anni, lui di 36 anni. E tra poco approfondiremo nel dettaglio benissimo tutti questi aspetti con l'ospite che ci raggiungerà in studio, il regista e scrittore Paolo Cochi. Poi, come detto, nel capitolo secondo avremo il dottor Giuliano Mignini, sostituto procuratore a Perugia, che indagò su Narducci, e sentiremo anche il professor Giovanni Marello, medico legale dei delitti del mostro e che effettuò anche l'autopsia sul corpo di Pacciani. Ovviamente il tutto arricchito, come facciamo sempre, da contributi audio, questi tratti da un documentario di History Channel, con il quale ricostruiremo quanto accadde nel giugno del 1982. Ci concentreremo in particolare su quel duplice omicidio del mostro di Firenze, il quarto commesso dal mostro. Ascolteremo tra gli altri anche il giornalista Mario Spezzi, tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Firenze, sabato sera, 19 giugno 1982. È una notte senza luna sulle colline di Monte Spertoli. Una di quelle sere in cui sembra sempre troppo presto per tornare a casa. La Storia Oscura. Yes, we can. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, seconda parte del capitolo primo della Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Come abbiamo già anticipato, anche grazie all'Incipit che ha ricostruito la principale parte del
della vicenda, della storia del mostro di Firenze. Oggi torniamo a parlarne, ricordiamo l'inchiesta è stata riaperta, ci sono due indagati, ma parleremo in modo particolare, abbiamo detto prima, abbiamo sollevato alcuni interrogativi a proposito della vicenda. Ci sono collegamenti tra i delitti di Firenze e quelli di Perugia, in particolare in riferimento al mistero del dottor Narducci, strangolato, così è stato appurato e poi gettato nel lago Trasimeno. Pare che abbia lasciato un biglietto in cui scrive: sono io il mostro, chiedo scusa al mondo intero. Era veramente lui il mostro? E poi Pietro Pacciani morì di morte naturale o fu ucciso? Intanto entriamo nel vivo dell'argomento con il primo ospite, come vi ho annunciato, ci ha raggiunto in studio il regista, giornalista e scrittore Paolo Cochi. Benvenuto alla Storia Oscura. Grazie, buon pomeriggio. Con Paolo Cochi parleremo veramente di tanti argomenti, anche perché ci sono veramente tanti aspetti da approfondire. Innanzitutto ricordo che coautore del libro Mostro di Firenze al di là di ogni ragionevole dubbio, lo ha scritto insieme a Francesco Cappelletti, Michele Bruno, la prefazione di Roberta Bruzzone, e c'è un'intervista racconto a Nino Filastò, tratto peraltro questo libro dal reportage inchiesta del regista proprio che è in studio, Paolo Cochi, perché sì, abbiamo detto regista e scrittore, e quindi i reportage ispirano anche i libri. Sì, qui è viceversa, appunto. Io feci prima il documentario, ho fatto una serie di documentari tra cui Il mostro di Firenze, e poi l'ho sviluppato attraverso il libro, quindi nei dettagli. Ancora più approfondito, quindi. Assolutamente sì, tutto basato sugli atti processuali e di indagine, ed è un lavoro più che decennale. Peraltro poi ricorderemo anche degli appuntamenti importanti per chi è appassionato di certi temi. Innanzitutto la domanda che abbiamo fatto a tutti i nostri ospiti che sono intervenuti qui alla Storia Oscura Radio Cusano Campus, quando abbiamo parlato della vicenda del mostro di Firenze, una delle vicende sicuramente più oscure della storia d'Italia dal secondo dopoguerra a oggi. Che idea si è fatto Paolo Cochi sulla storia del mostro di Firenze? A suo giudizio, ma chi può essere stato il mostro di Firenze? Guardi, io la seguo da ventennio, forse più, ecco. È una storia che riserva sempre delle sorprese. Io infatti lo dissi anche in altre trasmissioni precedenti di qualche anno fa, che sembra un capitolo infinito che non si chiude mai. Adesso c'è la riapertura, due indagati. Non vedo sinceramente grandi sviluppi, non vedo grandi novità, se non quelle che possono essere relative al DNA, ecco, alla rianalisi dei reperti e a un eventuale ritrovamento di DNA. Quello sarebbe significativo. Io l'ho detto varie volte, anche nel libro parliamo dell'ultimo omicidio, quindi della retrodatazione di quell'ultimo omicidio, perché non avvenne l'8, esatto, ma lo dicevo nei giorni prima, antecedenti. E credo che adesso a livello testimoniale poco si possa fare, perché sono passati troppi anni, mentre a livello di ricerche, appunto, il DNA è un mezzo che a volte ha aiutato a risolvere, con un po' di fortuna sui reperti qualcosa si può trovare. L'importante è che si cerchi a 360 gradi, cioè nel senso che non devono cercare per forza il DNA di Pacciani o di Vanni solo perché sono stati precedentemente condannati. Deve essere una ricerca a 360 gradi, e si dovrebbe avere anche il coraggio, se mai si trovasse qualcosa, di dire: c'è stato un errore in passato, come noi evidenziamo nel libro, delle sentenze su Pacciani e i compagni di merenda. Ecco, a tal proposito, proprio nelle precedenti puntate abbiamo raccontato, l'abbiamo fatto anche con l'incipit odierno, tutti i passaggi di questa inchiesta, a partire dalla pista sarda. Sì. Quindi pista sarda, poi compagni di merende. La domanda più che altro è ovvio che non poteva rispondere Paolo Cochi dicendoci chi è il mostro di Firenze, avremmo risolto il mistero, il giallo. Ma secondo lui c'è un mandante, ci sono degli esecutori, no, o si tratta di una azione isolata da parte di qualcuno, di un maniaco, un serial killer? Guardi, nella letteratura criminale e criminologica mondiale, e questo non lo dico io, lo dicono tutti i criminologi, non esiste un caso
di mandante esecutore, proprio non esiste in letteratura. E comunque ne parlavo proprio ieri alla presentazione del reportage sul Trasimeno. Sì, poi ne parliamo del Trasimeno. Sì, sì. E non ha precedenti una cosa del genere. Non parliamo di delitti di mafia o comunque di delitti di altra natura. Questi sono di natura maniaco a sfondo sessuale e quindi... La soddisfazione è la prova chi lo fa quel delitto. Io non ho riscontrato mai nella storia un qualcosa del genere. Che poi si può discutere se possa essere una o più persone. Secondo me assolutamente una. Però il fatto di che vi sia un mandante e degli esecutori non l'ho rivisto mai da nessuna parte e non credo sia possibile. Qui per tornare anche a quanto recentemente detto e sollevato dallo stesso Vigilanti, si parlò addirittura di una pista eversiva legata agli anni di piombo, sì, diciamo, per depistare o comunque distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica. Strategia dell'attenzione. Ecco, quindi questo è un aspetto. Poi si è parlato anche di omicidi su commissione per i feticci che il mostro raccoglieva. Ma sa, guardi, quando si tratta, quando i casi non riescono a risolversi, si vanno a rievocare le cose più assurde, ecco. Quindi le sette esoteriche. Esatto, si è detto di tutto, no? Si è detto di tutto, ecco. Ma questo alla base perché? Perché vi fu una grossa carenza nelle indagini degli anni Ottanta. Primo perché non avevano strumenti adeguati, secondo perché oggettivamente ci sono state delle carenze molto forti, e poi c'è un altro elemento significativo, che in questo caso, cioè questo del serial killer fiorentino, non vi era una correlazione con le vittime e quindi le indagini erano molto difficili da fare. E quando l'assassino non ha non conosce la vittima, è lì, è dura pescare un soggetto che compie gli omicidi, a meno che non vi sia un testimone, ecco, per esempio i Guardoni, all'epoca c'erano molti Guardoni. I testimoni che abbiamo avuto, che poi hanno portato alle condanne, Lotti e Pucci, si sono rivelati assolutamente inaffidabili, anche se risultati credibili nelle sentenze, però poi i fatti oggettivi, io nel libro li riporto proprio dagli atti, sono assolutamente incongruenti e in alcuni punti assolutamente mendaci come testimonianze. Intanto, poi tra poco parleremo del caso Narducci, a proposito di reportage e di documentari realizzati da Paolo Cochi. Adesso un documentario di History Channel, dal quale abbiamo tratto dei contributi audio interessanti. Ricostruiamo quanto accadde nel giugno del 1982. Abbiamo scelto il quarto duplice delitto commesso dal mostro di Firenze. Poi sul conteggio bisogna considerare se partire dal primo, quello degli anni 60, di duplice omicidio, ecco, totale sono comunque 8, altri invece non considerano quello, anche se la beretta pare che abbia fatto fuoco per la prima volta proprio in quell'occasione. E ricostruiamo quanto accadde dunque nel giugno dell'82, sentiremo anche il giornalista Mario Spezzi, che come ho avuto modo di sottolineare più volte, purtroppo non è più tra noi, è scomparso recentemente, però era considerato uno dei massimi conoscitori della vicenda. Sentiamo. Firenze, sabato sera, 19 giugno 1982. È una notte senza luna sulle colline di Monte Spertoli. Una di quelle sere in cui sembra sempre troppo presto per tornare a casa. È in notti così che i ragazzi del posto si godono il privilegio di essere nati sulle colline più belle della Toscana. È lì, accarezzati dal canto delle cicale e al riparo dagli sguardi, che si va a concludere la serata con qualche ora d'amore. La macchina diventa la suite di un grande albergo nel bosco e ogni storia diventa una passione da film. Sembra un incidente.
La macchina è una Fiat 127. È scivolata a marcia indietro sul lato della strada e le ruote posteriori sono bloccate da una cunetta. La situazione era assurda perché la strada è una strada abbastanza larga che collega due paesi, Montespertoli e Poppiano, e la macchina delle vittime era parcheggiata su una piazzola a due metri dalla strada, quindi era un fatto incredibile come posto. Dall'abitacolo arriva un gemito, quasi un sussurro. Dentro ci sono due persone giovanissime, un ragazzo e una ragazza. C'è sangue dappertutto. Ma non è stato un incidente automobilistico. Sui corpi dei due giovani ci sono i fori di 7 colpi di pistola. Antonella Migliorini, 19 anni, è stata uccisa con 3 pallottole alla testa. Il fidanzato della ragazza, il 22enne Paolo Mainardi, è lacerato da 4 colpi, alle spalle, dietro l'orecchio e alla testa. Antonella e Paolo se li è portati via il diavolo. L'uomo nero, la belva, il killer delle coppiette. Lo chiamano il mostro di Firenze. E dunque ripartiamo da qui, o meglio, siamo ripartiti da qui con i contributi audio. Quarto duplice delitto commesso dal mostro di Firenze, quello del giugno del 1982. In studio il regista e scrittore ancora con noi, Paolo Cochi, per parlare di un'altra vicenda legata a un altro mistero nel mistero per quanto riguarda la storia del mostro di Firenze. E su questo ha realizzato Paolo Cochi un bel documentario, in riferimento naturalmente al caso Narducci, quel mistero in fondo al lago. Prima ho ricordato che pare abbia lasciato un biglietto con scritto "sono io il mostro, chiedo scusa al mondo intero", visto da 3 testimoni, però uno è morto, un altro ha perso la memoria e l'altro, che è la domestica di Narducci, ha detto che non vuole sapere niente. Allora, io premetto che il documentario non fa alcuna analogia tra i due casi e quindi viene trattato come il caso Narducci come un caso a sé, perché è comunque una storia lunga e misteriosa. Premesso ciò, in riferimento a questo famoso biglietto, io ho letto e ho visto e ho le carte relative al processo. Abbiamo i domestici della casa del San Feliciano, della villa di San Feliciano, che sembrerebbe abbiano visto. Però il marito morì, la moglie vide, sembra aver visto questo biglietto, poi nega, quindi al PM Mignini lei nega. Questa terza persona io non l'avevo mai sentita e non sono a conoscenza di un verbale che vi sia un'altra persona che abbia visto questo biglietto, perché poi è un passaggio fondamentale questo della storia, se è veramente esistito questo biglietto, esatto, o meno. Dalle carte processuali sembrerebbe di no, però io appunto ti ho consigliato appunto di sentire il procuratore Mignini. Poi lo sentiremo, naturalmente ci dirà di più. Però il mistero Narducci, sì, che ha trattato con questo documentario di cui parlavamo, sì, è peraltro anche un mistero nel mistero, a proposito, sì, di un cadavere fatto ritrovare che non era quello del Narducci, quasi a voler coprire che poi è stato ucciso, no? Di fatto, sì, risultato allora, strangolato. Sì, diciamo che ci sono perizie che indicano che il corpo ritrovato nell'ottobre dell'85 non sarebbe quello di Francesco Narducci. Questo in virtù della riesumazione fatta nel 2002, mi pare, fatta fare dal PM. Sì. E il professor Pierucci dell'Università di Pavia indicò vari elementi che portavano a questa conclusione. Poi vi furono altre perizie da parte dei familiari della famiglia Narducci che dicevano invece il contrario. Quindi è stata un po' una battaglia di perizie al processo, ecco. Alla fine si è concluso nel 2012 con alcune assoluzioni e alcune prescrizioni. E il caso è molto interessante. V'è da dire che Narducci viene interessato alla vicenda Mostro di Firenze sin da lontano 85-87.
Poi fu scagionato perché si pensava stesse in America. Sì, no, c'è una documentazione che dimostra che era in America. Questo è un rapporto del colonnello Rotellini, l'indagine fatta fare proprio da Pierluigi Vigna. Poi dopo, in seguito, si è appunto approfondita negli anni 2000 con il PM Giuliano Minnini. L'ha approfondita Minnini, che poi ovviamente sentiremo. La terza persona, prima faceva riferimento Paolo Cochi ai domestici della villa del dottor Narducci, e praticamente il terzo protagonista sarebbe il dottor Trippetti, un altro medico. Sì, questo l'ho letto, si parla di lui, ma non risulta, come dice lei. No, a me non risulta, poi magari non risulta abbia letto questo biglietto, poi magari mi sbaglio, però a me non risulta. Poi la sentenza Micheli è lunga, è 1000 pagine. No, per riepilogare, la domestica in un primo momento ha detto: ha visto il biglietto e poi non ne voglio parlare. Il marito è morto per cause naturali della domestica, e questo dottor Trippetti pare che abbia improvvisamente perso la memoria, è entrato in catalessi, che ci dice la stampa. Però, questo è quello che dicono, certo, molti giornali. Hanno detto anche altre cose in riferimento a Narducci, relativamente ad esempio alla sera dell'omicidio di Calenzano, no? Quando Narducci doveva essere in America, quindi a Filadelfia. Però si è scoperto che effettivamente invece era in Italia, poi in una seconda fase. Poi sentiremo Minnini su questo. No. Perché no, pare che ci. Per questo poi molti abbinano. Ah, quello che risulta. Quello che risulta documentalmente è che nell'81 e nell'85 anche era negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti. Poi, se vi è un verbale dei carabinieri che hanno fermato, come dice una rivista, in Narducci con i vigilanti. E questo stando a quanto detto da vigilanti, forse no, ha detto vigilanti questo. Io l'ho intervistato, però, un'intervista dei vigilanti, e smentisce assolutamente, anche l'avvocato, e tra i documenti io non ho mai visto questo verbale, e sarebbe anche grave che vi fosse un verbale dei carabinieri dove veniva fermato Narducci nell'81 a Calenzano. A me sembra molto molto strano, perché allora vuol dire che è stato fatto sparire, è stato coperto ma anche da autorità dello Stato. A questo punto mi viene da pensare, no? Certo. Quindi mi pare molto strano che vi sia un verbale dei carabinieri che indichi appunto Narducci, colloqui Narducci la sera dell'omicidio di Calenzano. Prima di arrivare alle conclusioni con Paolo Cochi, il mistero della pistola. A giudizio di Paolo Cochi, si può dire che la pistola che ha fatto fuoco in tutti i delitti, i duplici delitti, è sempre la stessa? Questo dicono le perizie, sette perizie fatte da numerosi. Fin dal primo duplice omicidio. Sì. Che però, non era come gli altri, diciamo, non ha avuto poi il seguito. Era passionale. Seguito, però c'è anche da dire che era presente un bambino, quindi un terzo elemento imprevisto, ed era anche il primo, quindi io sono orientato a pensare, anzi sono quasi certo, che quello è sempre del mostro di Firenze, perché oltre al discorso della pistola dei proiettili c'è anche la situazione, che è identica. Noi ritroviamo sempre lo stesso scenario, abbiamo campagna fiorentina, di notte, d'estate, due amanti in macchina, quindi è simile lo scenario. Non c'è il rituale dell'escissione, tutto il resto però è praticamente identico. Non c'è il rituale dell'escissione, però c'era anche il bambino presente. Chi ce lo dice che non l'hanno fatto proprio perché c'era il bambino presente? Sì, potrebbe essere un interrogativo. È anche il primo delitto, quindi poi chi fa queste cose ha anche un'evoluzione. Noi vediamo poi nel 74 ha un'evoluzione, quindi comincia a infierire nel corpo della donna, la povera Stefania Pettini, che quello degli anni 70, traccio di vite, e poi gli dà 96, diciamo, coltellate, però alcune erano dei segni fatti col coltello, una sorta di disegno macabro sul corpo della povera ragazza. Poi nell'81 passa alla scissione del pube, quindi un'evoluzione vera e propria, fino ad arrivare a pube e seno, e per finire con il pube, il seno e la spedizione macabra della lettera al magistrato donna Silvia Della Monica. Sì, che abbiamo anche nei contributi, insomma, una vera e propria escalation. E l'aspetto invece
questa escalation è molto interessante, ma gli intervalli di tempo tra un delitto e l'altro, perché sì, a volte passano pochi mesi, a volte passano anni. Sì, questo si chiama cooling off in gergo criminologico. Così. Beh, è frequente questo nei delitti seriali, può passare molto tempo o ne può passare di meno. Certo è strano che comunque negli anni Ottanta si intensifica e viene fatto un duplice omicidio ogni anno e quindi diventa quasi sistematico, ma lì diciamo io credo che l'individuo ci abbia preso gusto, quindi a sfidare un po' la stampa e gli inquirenti, e quindi sì, d'estate si riproponeva in sistematicamente ogni anno, fino ad arrivare a Scopeti, dove secondo me gli sono arrivati molto vicino e per questo ha smesso. Allora, l'ultima domanda è questa, soprattutto se può sposare Paolo Cochi questa mia teoria che ho da sempre sul mostro di Firenze. In base a quello che ci ha detto, è molto serial killer statunitense, no? Come in passato, qui ne abbiamo trattati tanti. Ho avuto sempre l'idea, l'impressione, il pensiero che potesse essere il serial killer, il mostro, un qualcuno che veniva da fuori. Veniva in Italia, colpiva e ripartiva, per questo non è stato periodo mai estivo. Periodo estivo in zona di Firenze, che magari l'aveva visto protagonista di uno shock da bambino, adesso possiamo ipotizzare tutto. È chiaro che tutto è valido in certo, una inchiesta certo, così, certo. Però un'ipotesi del genere, anche in base a quello che ci ha detto, è molto americano come stile, sì, no? Ci avevo pensato. Anche quello di sfidare gli inquirenti. Sì, sì, una sfida, anche il periodo estivo, quindi potrebbe significare avere una casa in disponibilità estiva, ma queste sono interpretazioni personali che possono essere individuali. Sempre prima di un giorno festivo colpiva, ecco perché sì, poi c'è anche la contraddizione sì, tra 7 e 8 settembre. Però no? Potrebbe anche non essere, e come appunto io scrivo nel libro, evidenzio nel documentario, dovrebbe essere una persona che aveva comunque a che fare con il Mugello, comunque quella zona, quella certo, zona lì. Ho fatto questa domanda perché quello che ci ha detto, anche soprattutto sul fatto di escludere, no, il branco, il mandante, quindi più ma un singolo che colpisce. Il mandante, non il branco. Il branco non si può escludere, potrebbero essere, dice, due almeno perché questo la criminologia ci dice. Poi io sto ripetendo un po' dei dati della letteratura, e il mandante non veramente non si è mai sentito nell'intera arco della criminologia mondiale su delitti a sfondo sessuale, poi di coppie. Oddio, sarebbe il primo caso ci potrebbe al mondo, essere dice, sì. Però è chiaro che il mandante che ha l'incarico di fare l'escissione però non fa altro di quello che faceva, insomma, quindi ecco, no, su questo. Poi bisogna anche vedere i soggetti che avrebbero, io dico, uso il condizionale, ci sono delle sentenze per alcuni delitti, per altri no, però il Pacciani, il Vanni, che comunque erano persone già di una certa età, ubriaconi, parliamoci chiaro, di paese, e gente che comunque a livello intellettivo era... Pacciani no, però gli altri due, Lotti, era proprio un dei deficit forti, quindi ipotizzare che un mandante si affidi a delle persone del genere, che era, il Vanni era ubriaco dalle 7 della mattina, questo lo testimoniano i paesani, cioè ce ne vuole ce ne una vuole fantasia. Sì, 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 e questo vuole lo sostengono in tanti. Ci vuole una prova regina, proprio devo trovare l'arma o devo trovare i fetici per poter affermare una cosa del genere. Chiaramente. Chiudiamo con quelli che sono i prossimi appuntamenti che vedranno protagonista sì, Paolo Cochi in TV e all'Isola del Cinema. Ricordo, nello spazio Cinema e Libri, l'appuntamento con Paolo Cochi, Roberta Bruzzone, il mostro di Firenze, è per il 5 settembre alle ore 20. Si parlerà del documentario e del libro. Del documentario e del libro. Che verrà proiettato, certo, documentario, no? Certo, certo. La serie si chiama Doc Crime, sono 6 casi... appunto criminali risolti, partendo dal caso Pasolini a Via Poma, che abbiamo già programmato all'Isola del Cinema il 6 di agosto, caso Narducci, Meredith, quindi un bel ciclo c'è tutta la programmazione estiva che continua a settembre e poi verrà trasmessa in TV a
fine settembre, ottobre, insomma. Ecco, possiamo dire dove? Caffè TV, sì, Caffè TV 24. Caffè TV 24, che si può vedere in digitale. Sì, è in streaming. È in streaming, quindi prossimi appuntamenti. Avremo modo magari con Paolo Cochi di riaverlo ospite e di magari anche ascoltare qualche brano dei suoi bei documentari, così come facciamo con History Channel e con Rai Storia, e magari approfondire anche altri casi, perché Pasolini è un caso che abbiamo approfondito più volte, anche lì. Certo. Siamo veramente ormai poi con la morte di Pino Pelosi. Ci sono delle novità. Però ci sono delle novità, sì, con l'avvocato Maccioni, infatti, esatto. Ne abbiamo parlato, lo sentiremo, esatto. Di nuovo. Via Poma ne abbiamo parlato, ma anche quello è un caso sempre Molto interessante. Che colpisce, ha colpito e continua a colpire l'immaginario collettivo e l'opinione pubblica. Ringrazio Paolo Cochi per il suo prestigioso e prezioso intervento. Grazie a voi, vi posso lasciare con una domanda? Anche la morte di Pacciani, ah, ecco, naturale o non naturale? Ecco, io ti ho sentiremo indicato, il medico legale più tardi, che ha fatto l'autopsia di Pacciani, e sentiremo lui direttamente, quindi su questo interrogativo, a meno che non voglia svelare già qualcosa Paolo Cochi. No, io già lo so perché l'ho già però intervistato, però lo lasciamo, ve l'ho consigliato appunto di ascoltarlo, e quindi sentiremo poi il professore. è interessante dalla voce direttamente del professor Giovanni Marello sentiremo quello che è stato l'esito. Lui peraltro ha effettuato autopsia anche su altri corpi, quelli uccisi. I delitti del mostro dal 74 all'84 e partecipò in maniera collaterale al delitto di Scopeti. Infatti anche lui conveniva e ha fatto una valutazione scientifica sulle foto e le relazioni autoptiche sul delitto di Scopeti, dice assolutamente non oltre il sabato sera l'omicidio dei francesi. Quello che viene detto e realizzato, l'ho fatto nella giornata di domenica 8 settembre, invece pare che fosse il 7. Scientificamente è almeno il 7, questo sì. È garantito. Grazie ancora a Paolo Cochi, regista e scrittore. Ai prossimi appuntamenti qui alla Storia Oscura continueremo a parlare della vicenda del mostro di Firenze con tanti altri interrogativi a cui dare risposta nel capitolo secondo. Ricordo il dottor Giuliano Mignini, sostituto procuratore a Perugia e appunto il medico legale dei delitti del mostro che effettuò l'autopsia sul corpo di Pacciani, il professor Giovanni Marello. Ringrazio anche per questi due interventi che avremo, proprio Paolo Cochi, grazie a lui che li avremo in collegamento telefonico tra poco, ma anche contributi audio sulla vicenda del mostro di Firenze, tra poco nel capitolo secondo della Storia Oscura qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Il padre di Pierontini, che era legatissimo alla figlia, che aveva appena 18 anni, figlia della seconda moglie, una signora danese, e di cui Pierontini aveva ereditato capelli biondi, occhi celesti. Quella del mostro di Firenze è stata la vicenda di cronaca nera più famosa, più oscura e dibattuta d'Italia. Un agglomerato di psicosi, delitti maniacali, voyeurismo, presunti colpevoli e teorie investigative che ha legato 8 duplici omicidi in un periodo storico durato oltre 17 anni. Un caso di assassino seriale maniacale, le cui modalità di esecuzione erano quasi da manuale. Il killer, che ha operato presumibilmente dalla fine degli anni 60 fino al 1985, aggrediva coppiette appartate in macchina in zone isolate delle campagne attorno a Firenze e in procinto di avere rapporti sessuali, sempre in notti di novilunio che precedevano giorni festivi. Per compiere i delitti ha sempre utilizzato la stessa pistola, una beretta calibro 22 Long Rifle, caricata con proiettili Winchester serie H provenienti da due scatole da 50 colpi. Dopo aver ucciso le vittime, il killer allontanava la donna dal compagno e con un coltello pare da sub, le asportava il pube e il seno sinistro. Terminato questo rituale, poi si accaniva ancora sul cadavere maschile, sferrandogli qualche coltellata.
Al di là delle modalità, il motivo di tanta mitizzazione a livello di massa è dovuto principalmente al fatto che quello del mostro di Firenze è stato il primo caso di serial killer mediatico della storia italiana, il primo in grado di eguagliare a livello di attenzione e iconografia casi americani come quelli di Ted Bundy, John Gacy e Richard Ramirez, e il cui processo è diventato celebre a causa di una serie di situazioni grottesche: la poesia di Pietro Pacciani in aula, l'inno al duce di Mario Vanni, le deposizioni esilaranti e le teorie esoteriche macabre di alcuni testimoni. Nonostante Pietro Pacciani e i compagni di merende siano generalmente e ufficialmente dalle procure di Firenze e Perugia considerati gli esecutori materiali di almeno 4 degli 8 duplici omicidi, il caso rimane controverso e irrisolto. Di fatto, non si è mai giunti a individuare il vero colpevole. Un fatto è incontrovertibile: la pistola utilizzata in tutti gli omicidi legati al caso non è mai stata trovata e non ci sono prove che fosse in possesso né di Pacciani né di nessun altro compagno di merende. Il caso quindi è ancora aperto dopo quasi 50 anni dal primo duplice delitto. Nel 1984 fu istituita addirittura una squadra speciale per indagare sugli omicidi del mostro, la SAM, la squadra antimostro diretta da Ruggero Perugini. All'epoca la psicosi collettiva era totale. Procura e giornalisti ricevevano quotidianamente segnalazioni da parte di privati cittadini su chi potesse essere il vero colpevole. Nel 1985 una lettera anonima aveva suggerito sospetti su un contadino di Mercatale, Pietro Pacciani, che l'anno successivo finì in carcere a causa delle accuse di abusi sessuali da parte delle figlie. Fu in quel periodo che Pacciani entrò nel mirino della SAM e nel 91 divenne il principale sospettato. I motivi che spinsero Perugini a concentrarsi su Pacciani erano in buona parte dovuti al suo profilo psicologico e ai suoi trascorsi giudiziari. Pacciani era un uomo violento, sessualmente deviato e noto guardone, ma soprattutto nel 1951 era finito in carcere con l'accusa di omicidio. Pacciani aveva sorpreso l'allora fidanzata in compagnia di un altro uomo e, dopo aver ucciso quest'ultimo con molteplici coltellate, aveva obbligato la fidanzata ad avere un rapporto sessuale davanti al cadavere. Il particolare determinante che diede il via alla vicenda Pacciani, però, era legato a una dichiarazione che lui stesso aveva fatto ai carabinieri durante l'interrogatorio del 1951. «Ho visto la mia ragazza che mostrava il seno sinistro all'altro uomo e sono stato preso da una rabbia furiosa». Il riferimento al seno sinistro, l'allontanamento dall'amante e l'accanimento verso il cadavere maschile, secondo la SAM, erano tutti particolari che facevano combaciare il profilo di Pacciani a quello del mostro di Firenze. Le prove esistenti contro Pacciani, però, si dimostrarono insufficienti durante il processo e, dopo una condanna in primo grado, un'assoluzione in appello e un annullamento del processo in Cassazione, entrarono nelle dinamiche del mostro di Firenze Giancarlo Lotti e Fernando Pucci, amici di Pacciani, che allora venivano definiti i testimoni alfa e beta, ma che poi, insieme a Mario Vanni, divennero i compagni di merende. Pacciani morì nel 1998. Lotti e Pucci erano notoriamente affetti da ritardo e disturbi mentali, ma le loro testimonianze furono determinanti per arrivare alle condanne di Vanni e Lotti, perché appunto Giancarlo Lotti si autoaccusò, accusando allo stesso tempo Pacciani e Vanni di 4 degli 8 duplici omicidi, pur contraddicendosi più volte e non riuscendo a fornire elementi oggettivi. In particolare, la sua testimonianza divenne decisiva perché riuscì a ricostruire l'ultimo duplice omicidio del 1985, spiegando come e quando era avvenuto, domenica 8 settembre. Ma qui arriviamo alla ricostruzione dell'avvocato Vieri Adriani e alle perizie che smonterebbero questa tesi. Sul corpo di Nadine Moriot, l'ultima vittima femminile, furono trovate delle larve di mosca
che secondo gli anatomopatologi hanno bisogno di più di 24 ore per formarsi su un cadavere. Inoltre, il giorno del ritrovamento da parte della polizia, il corpo senza vita della donna era stato mosso per verificare l'escissione del pube, vanificando la perizia sul rigor mortis che sarebbe stata in grado di determinare l'ora della morte con precisione. Secondo queste ricostruzioni, quindi, il giorno dell'ultimo duplice omicidio del mostro sarebbe stato sabato 7 settembre 1985 e non domenica 8. Particolare che smonterebbe in modo netto l'attendibilità di Lotti come testimone e che teoricamente cancella 20 anni di indagini. La beretta calibro 22 e i proiettili Winchester serie H diventano una costante dei delitti del mostro già nell'ottobre del 1981. All'epoca di quello che la Procura di Firenze considerava temporaneamente il terzo duplice omicidio legato al caso. Un esame balistico approfondito, infatti, aveva dimostrato che il percussore della pistola marcava i bossoli dei proiettili nello stesso identico modo e quindi il mostro aveva sempre utilizzato quell'arma, sia nei delitti del 1974 che in quello del 1981. Nel 1982 però, dopo il quarto delitto, secondo le ricostruzioni ufficiali, un maresciallo che negli anni 60 prestava servizio a Signa e che di cognome faceva Fiori, si ricordò di un altro caso del genere, avvenuto nella cittadina nel 1968, il cui fascicolo era in mano alla procura di Perugia che l'aveva gestito. Da quanto si ricordava, la dinamica degli omicidi era molto simile, quindi decise di riprendere in mano il fascicolo e trovò repertati dei proiettili marca Winchester serie H, segnati dallo stesso percussore. Anche in quel caso si era trattato di un duplice omicidio quando furono uccise le vittime. Barbara Locci e Antonio Lo Bianco si erano appartate in macchina per fare l'amore dopo essere state al cinema con il figlio Natalino che dormiva sul sedile posteriore. Quello del 1968 quindi sarebbe stato il primo delitto del mostro. Da qui, nel 1982, partirono le prime ipotesi accusatorie fatte dagli inquirenti, la cosiddetta pista sarda. Per quel duplice omicidio era già stato individuato un colpevole, il marito di Barbara Locci, Stefano Mele, che avrebbe ucciso la moglie per gelosia. Una conclusione di per sé strana perché la Locci, secondo le testimonianze di varie persone, durante il loro matrimonio aveva avuto una serie infinita di amanti. In paese veniva addirittura soprannominata per questo l'ape regina e alcuni di questi avevano vissuto addirittura con la coppia con il benestare del marito. La ricostruzione di quell'omicidio però fu piuttosto complicata. Mele dimostrò di essere stato presente sul luogo del delitto quella notte, ma durante gli interrogatori accusò diverse persone di aver compiuto materialmente l'omicidio. Fra questi c'era Salvatore Vinci, un uomo di origine sarda che era stato uno degli amanti della Locci e che per un periodo aveva abitato nella loro casa, instaurando con Barbara un rapporto morboso. Ecco perché la pista sarda. Secondo una ricostruzione, la pistola che sparò quella notte apparteneva a Salvatore Vinci. Eppure esistono delle differenze molto evidenti fra il delitto del 68 e quelli successivi. Gli omicidi di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, infatti, non furono di stampo maniacale. Sul corpo delle vittime, poi, non c'erano tracce di nessun rituale, nessuna escissione di seno e pube, nessun oltraggio sul cadavere maschile. Unico dettaglio che collegherebbe questo caso con i successivi, la beretta calibro 22 e i bossoli dei proiettili. La pistola, quindi, deve essere passata di mano. Nel settembre del 1974, la beretta calibro 22 uccise Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini e sul corpo della ragazza venne praticata la prima escissione del pube, che avrebbe reso famoso, dal punto di vista anche macabro, il mostro di Firenze. Dopo averla uccisa poi, l'assassino aveva affondato lievemente la punta del coltello sul suo corpo per 94 volte, disegnando un percorso che dallo sterno arrivava fino al pube.
Insomma, quella del mostro di Firenze resta una vicenda di cronaca nera che non ha precedenti nella storia italiana, né per le controversie del caso, né per le modalità con cui è stata raccontata e vissuta, ma che soprattutto non è ancora chiusa dopo quasi 50 anni. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, questa è la storia oscura, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Come avete sentito dal consueto incipit, torniamo a parlare oggi della storia del mostro di Firenze per il ciclo Storia del Crimine e della Criminologia, con altri interrogativi che abbiamo deciso di sollevare. Ci sono collegamenti tra i delitti di Firenze e quelli di Perugia, il mistero del dottor Narducci strangolato e gettato nel lago Trasimeno. Era lui il mostro, visto che pare abbia lasciato un biglietto con su scritto "sono io il mostro, chiedo scusa al mondo intero". E poi Pietro Pacciani, morì di morte naturale o fu ucciso? Intanto ringrazio il regista e scrittore Paolo Cochi, che ha deciso di restare con noi, sì, ancora volentieri, in studio, per anche interagire con gli altri ospiti, perché abbiamo già in collegamento telefonico il sostituto procuratore di Perugia. Questo è veramente un graditissimo ospite, un piacere averlo in collegamento telefonico, il dottor Giuliano Mignini. Benvenuto alla Storia Oscura. Grazie a tutti, un saluto a tutti. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Con lei innanzitutto ovviamente approfondiremo la vicenda di Narducci, sì. Però l'ho chiesto a tutti gli ospiti che sono intervenuti e quindi la domanda la faccio anche a lei, visto che ha lavorato sul campo e quindi meglio di tanti altri conosce questa storia oscura. Che idea si è fatto della vicenda del mostro di Firenze? Chi può essere stato il mostro di Firenze? C'era un mandante e degli esecutori? Era un gruppo ad uccidere o era un solo individuo? Ma io da magistrato cerco di tener conto di quella che è l'aspetto processuale della vicenda. Certo. Poi posso anche avere le mie idee, cioè, però ora come ora c'è una sentenza di condanna per nei confronti di Vanni Lotti e Pacciani l'ha morto, quindi però probabilmente sarebbe stato condannato anche lui se fosse stato processato, perché la posizione era la stessa. E la condanna per, se non sbaglio, gli ultimi quattro duplici omicidi. Sì. Quindi attualmente sono condannati in via definitiva come concorrenti queste due persone. E per i primi delitti, a parte quello del 68 che ha una fisionomia tutta particolare, non ci sono dei responsabili allo Stato, non ci sono, la sentenza non si estende a questi delitti, quello cioè del 74 e i due dell'81. E quindi io tengo conto, diciamo, cerco di, da magistrato non posso fare altrimenti, io rispetto le sentenze ovviamente, come, soprattutto da magistrato, quindi. E quindi ci sono degli esecutori, dei concorrenti che sono stati condannati per gli ultimi quattro duplici omicidi, e poi per il resto è la cosa, la vicenda è tuttora aperta. Quindi tuttora aperta, io mi sono ovviamente, ho svolto le indagini, vorrei però arrivarci sulla questione, sul troncone perugino delle indagini, poi però spiegarlo successivamente, insomma nel corso dell'intervento, perché secondo me è un filone che è stato subito, secondo me, molto 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 interessante, molto che andrebbe ora i processi sono finiti per quanto riguarda questa vicenda. Ma io ricordo che, per esempio, appena iniziate le indagini, il collega di Firenze mi chiese immediatamente il collegamento di indagini, il 9 novembre 2001, se ben ricordo, con le indagini sui mandanti. Quindi
mi sembra che questa vicenda sia una vicenda molto, molto particolare, e forse più che ha poi dei problemi, dei misteri, degli aspetti particolarmente inquietanti, e quindi secondo me è una vicenda importante nell'ambito della più generale storia del mostro. Ecco. Certo, il riferimento a Perugia naturalmente, soprattutto alla morte del dottor Narducci. Abbiamo fatto riferimento a un bigliettino che avrebbe lasciato, è stato sollevato il caso recentemente dal settimanale Giallo in particolare, ci sono anche delle sue dichiarazioni sul servizio, l'articolo che è stato redatto. Questo bigliettino, questo presunto bigliettino, sono io il mostro e chiedo perdono al mondo intero, non si è più trovato. Ci sono dei testimoni che però pare abbiano visto il biglietto, i domestici del dottor Narducci. Guardi, io questo biglietto io non l'ho trovato, non l'abbiamo trovato. Ci sono delle varie dichiarazioni di persone che hanno fornito delle indicazioni più o meno attendibili sul contenuto di questo biglietto, e c'era una persona che era domestica nella famiglia Narducci, che è stata poi incriminata per falsa testimonianza, una falsa testimonianza in incidente probatorio su questa questione, e poi il reato, viste le lungaggini nel deposito della sentenza del GUP, del primo GUP, si è prescritto purtroppo. Quindi non, ecco, io però di questa lettera ho sentito parlare, non l'ho vista ovviamente. Eh sì, questo infatti. Peraltro lei però andò a trovare, così risulta, almeno molti lo hanno scritto, questo dottor Trippetti, amico di Narducci, che pare abbia visto questo fogliettino, però quando è andato lei aveva perso la memoria, questo lo conferma? No, io dunque, questo era un medico che aveva... conosceva, aveva un rapporto di amicizia, di confidenza con il maresciallo Salaris, che era il comandante della stazione dei carabinieri di Magione, quella competente sulla zona di San Feliciano, praticamente, quindi dove la zona del non di Sant'Arcangelo, la zona di San Feliciano, ma credo che sia però la stessa. E che questo Salaris, ora luogotenente, diciamo, raccolse le confidenze di questo dottor Trippetti e ha riferito la lettera, diciamo, il contenuto della lettera in termini analoghi, insomma, a quelli che lei mi ha detto. Poi io mi ricordo che all'inizio delle indagini io andai al lago, mi ricordo proprio personalmente, cercai di interrogare questo dottor Trippetti, ma era malato e non era impossibilitato a parlare, insomma. Quindi purtroppo questa testimonianza non si è potuta utilizzare. Ecco, questo è quello che ricordo. Poi tenga conto che sono passati 2001, sono passati parecchi anni. Eh beh sì, sono già... 2001-2002, ecco. Quegli anni lì, insomma, più di 15 anni sono passati. Una domanda... domanda per il dottor Giuliano Mignini, ricordo, in collegamento telefonico, il sostituto procuratore di Perugia, qui a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, ora in servizio presso la Procura della Corte d'Appello. Generale. Della Procura, sì, Procura sì. Generale. C'è il regista e scrittore Paolo Cochi che le vuole porre una domanda. Buonasera. Sì. Buonasera, dottor Cochi. Dottor Mignini, le risulta un verbale dei carabinieri, perché c'è una rivista che riporta questo, che vi fu non un... ho capito. Cioè, vi risulta ci sia un verbale dei carabinieri la sera dell'omicidio di Calenzano, nel quale fermarono Narducci con un'altra persona, sì, in quella zona? Non ho visto io verbali di questo tipo. Io
Io ricordo che ci furono diverse dichiarazioni di persone informate sui fatti che fecero riferimento a forzature di posti di blocco o comunque a fermate del Narducci a posti di blocco, insomma, situazioni. Una volta, ad esempio, una delle dichiarazioni è quella del sovrintendente Petri che fa riferimento a, sì, al fatto che il Narducci sarebbe sfuggito ad un posto di blocco da lui, organizzato da lui e dagli altri appartenenti alla polizia, sì, nella zona, nella vecchia strada che da Arezzo porta a Perugia, quindi all'altezza di Terontola. Sì. Però ci sono poi altri episodi analoghi, ma ecco, questo c'è una verbale, io non mi ricordo. Ci sarebbe un verbale secondo questa rivista, però sinceramente non so. C'è un'annotazione che sembrerebbe riferirsi a questa vicenda, che era un'annotazione a matita in un archivio della SAM, se ben ricordo, però ecco, non vorrei sbagliare, può darsi che c'è qualche inesattezza, ma ricordo che me la mandò il CIDES, il dottor Giuttari, mandò questa annotazione a matita in cui sembrerebbe che ci sia stato un avvistamento, qualcosa del genere. Ma la sera di Calenzano? Collegato. No, di Calenzano, no. La sera, lei parlava di Calenzano? Sì. No, assolutamente. Sì. Ah, okay. No, questa era, se ben ricordo, il settembre 85. Cioè, ah, ok. Ecco, perché a tal proposito, dottor Mignini, sempre sulla rivista, la possiamo anche citare, visto che l'ho citata anche prima, immagino il riferimento sia a Giallo, sì, faceva Paolo Cochi, sì, sì, e proprio Giuttari, l'ex capo della Mobile di Firenze, sostiene, almeno questo riporta il settimanale, in quel periodo si era sempre sostenuto che Narducci si trovasse in America, ma dalle indagini e dalle informazioni raccolte anche da lei, anche dall'allora PM Mignini, il medico era in Italia. Dunque, guardi, il medico era, a noi risulta che fosse negli Stati Uniti, fosse a Filadelfia a un convegno medico, solo che poi questo convegno però ecco ebbe una certa durata e non c'era un controllo rigoroso sulla partecipazione, sulla presenza dei partecipanti, quindi però diciamo ufficialmente lui in occasione del delitto di Calenzano era negli Stati Uniti. Sì. E infatti proprio per questo il colonnello Rotellini, se non sbaglio, sì, informò il dottor Vigna di questa situazione e da quello che mi è stato detto, lui appunto loro avevano moltissime segnalazioni, quindi io capisco che dovevano selezionare le segnalazioni più rilevanti. Quando c'era qualche problema di attendibilità, lì c'era il discorso della unicità dell'assassino, no? Era un po' il presupposto in quel periodo, e quindi dissero: se non c'era in occasione di uno dei delitti, possiamo ritenere che che non fosse lui l'assassino. Questo è un po' il discorso, da quello che ho capito. Lui comunque a quella data di Calenzano, nell'ottobre 81, era ufficialmente negli Stati Uniti e sarebbe ritornato in Italia nel mese di dicembre, se ben ricordo, 81. 81, quindi diciamo poi per il delitto dell'85, quello che sarebbe avvenuto secondo gli atti l'8 settembre, ma secondo poi dati scientifici no, forse il 6, il 7, era in Italia Narducci, quindi nell'85. Dunque, lui sostiene, io
questa è una cosa che ho cercato di approfondire. C'è un dato di fatto, che il visto, lui il visto per gli Stati Uniti non l'ha avuto, ha avuto un visto negativo. C'era, io mi ricordo, nel passaporto questa dicitura relativa al fatto che il visto adversed, no? Era il provvedimento era negativo, da quello che mi è stato detto. Sì. Quindi lui, c'erano poi tutta una serie di testimonianze che lo mantenevano, invece lo tenevano in Italia, lo facevano dalle quali si poteva ritenere che lui era in Italia, a Perugia in particolare, e in particolare la testimonianza della moglie, perché la moglie dice che lui andò all'estero, poi non si sa nemmeno dove, forse a Londra, forse negli Stati Uniti, ma nell'ultima parte del mese di settembre. E questo la moglie se lo ricordava benissimo, perché pochi giorni dopo il suo ritorno era San Francesco. San Francesco, il nome di Francesco era sia del medico che della moglie, si chiamavano tutti e due Francesco, e quindi festeggiavano questa festa il 4 ottobre. Sì. E quindi lei si ricorda perfettamente che la partenza per l'estero, lei si ricorda, lo dice, l'ha detto continuamente, che la partenza per l'estero nel mese di settembre avvenne nella seconda metà del mese, cioè verso, grosso modo, verso il 20, insomma, più o meno, e ritornò per festeggiare San Francesco, appunto. Questo quindi, è quello che la moglie ha. E poi c'è una impiegata del titolare della gastroenterologia, che è impiegata dello studio privato, che si ricorda che lui era in Italia in quel periodo. Ecco, quindi io ho cercato di svolgere indagini con rogatoria negli Stati Uniti, ma non ho avuto risposta. Ecco, è chiaro che il mistero Randucci è un mistero nel mistero. Poi se pensiamo anche al finto cadavere, allo scambio di cadavere che ci fu nella vicenda, poi comunque è stato acclarato che Narducci fu ucciso, che fu comunque strangolato. Dunque io infatti volevo sottolineare, sento da ogni tanto dei resoconti, dei racconti di questa storia, dicendo una storia rimasta nel vago, ma nel vago fino a un certo punto, perché qui c'è stata una consulenza autoptica che ho fatto svolgere io, ho risposto io a distanza di 16 anni, quanti, 17, non mi ricordo dal fatto, perché all'epoca, e questo è un particolare che dovrebbe far riflettere, non fu fatto assolutamente nulla, non fu fatta né l'autopsia, né fu fotografato il cadavere, non fu misurata la temperatura rettale, il cadavere non fu nemmeno spogliato completamente per la visita esterna, non fu chiamato il medico legale che aspettava al lago, la professoressa Francesca Varone, e fu chiamata una giovane inesperta dottoressa che svolse quello che lei credeva di dover svolgere, solo un accertamento di l'attestazione della morte, e invece le fu chiesto di svolgere tutto, praticamente la visita esterna, dare le cause della morte. E lei ricorda, l'ha dichiarato più volte, solo di non riuscire a capire come abbia indicato la data di morte che risulta indicata nel verbale, ma addirittura che subiva continue pressioni a chiudere la questione, a far presto, e che lei suggeriva, che lei richiedeva l'autopsia, riteneva che fosse indispensabile, perché per accertare le cause di annegamento, per accettare l'annegamento ci vuole l'autopsia ed esami specialistici, sì, correlati, che qui non sono stati fatti. Quando io mi sono ritrovato, io, lei consideri che sono partito assolutamente, noi non ci aspettavamo minimamente quello che sarebbe emerso dall'autopsia, non
pensavamo che un cadavere nelle condizioni in cui si era trovato il cadavere ripescato, che era un cadavere in condizioni già dava cattivo odore, era in condizioni di la fase, diciamo, enfisematoso putrefattiva, quella del rigonfiamento dei visceri, quindi della faccia snegroide. Io pensavo, il medico legale, che era un luminare della, io l'ho scelto all'Università di Pavia, Pierucci, è un luminare della medicina legale, lui mi disse: guardi qua, secondo me troviamo per poco, perché un cadavere in quelle condizioni è difficile. Invece, poi non aveva i capelli, era, poi è stato misurato, fra l'altro, delle foto che sono state poi, ho fatto fare delle consulenze. Era un cadavere, il cadavere di un uomo alto 1,60, con una taglia di pantaloni stimata dal titolare, della, diciamo dal superiore del professor Narducci, il professor Morelli, in una taglia 60, che è una taglia piuttosto pesante. Non aveva i capelli, era brachicefalo. E invece ci ritroviamo, viene aperta la bara e ci troviamo un cadavere con i capelli biondi, che io tra l'altro ho riconosciuto immediatamente, e alto 1,82 e con una taglia di pantaloni 48 small, che aveva spazio ulteriore perché c'era anche un telo sotto i pantaloni che non aveva una ben chiarissima funzione. Poi si sono fatte delle ipotesi, ma insomma, e quindi poi il professor Pierucci non aveva il compito di rispondere a questo quesito, perché non ce l'aspettavamo, non pensavamo minimamente di trovarci di fronte a una cosa del genere. Mi disse: guardi, qua i conti non mi tornano, qui c'è qualcosa che c'è un problema di compatibilità dei due cadaveri. E allora io feci fare consulenze, mi pare che ne feci fare 4 o 5 ad un assistente del professor Pierucci, la dottoressa Carlesi, e addirittura l'ultima di queste consulenze al colonnello Garofano, che era comandante del RIS Carabinieri di Parma, e tutti hanno risposto in termini di incompatibilità praticamente dei due, misure tali, caratteristiche tali, per cui non si tratta dello stesso soggetto. Quindi c'era stato questo uno scambio, che era successo? Io ho cercato, guardi, secondo me, io poi è chiaro che io ho cercato di scoprire chi fosse quest'altro, ma le assicuro che credevo di esserci arrivato vicino, ma tra l'altro in un'assoluta carenza di collaborazione da parte della famiglia del Narducci, che ha assunto un atteggiamento sempre diciamo negazionistico, cioè non è successo niente, niente di strano, non c'è niente. Viceversa la moglie invece, la vedova, è stata sempre collaborativa con le indagini. Io ho cercato di trovarlo, ma lei capisce, si tratta di una zona con molti comuni da cui poteva provenire questo cadavere: Magione, Castiglione del Lago, Passignano, Cortona, Perugia, Arezzo. La zona è vasta. Sono vicinissime e poteva venire, e lei capisce che si trattava di una indagine estremamente difficoltosa dopo 16-17 anni dal fatto. Per cui l'idea che mi sono fatto è che questa era una montatura, una messa in scena che doveva chiudere il discorso di questa vicenda. Questo personaggio è morto, annegato, è riemerso dopo i fatidici 5 giorni, basta, chiuso, non c'è necessità, non si deve indagare. Questo era, diciamo, questo era il discorso. Quindi secondo me poi chiaro, ci sono tanti aspetti che io ci rifletto spesso, ci sono tante cose, ma sostanzialmente è questo. Evidentemente se il problema è, perché
se fosse stato fatto ritrovare per con il corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea fratturato, segno di strozzamento, secondo quello che è avvenuto in vita, ovviamente, secondo quello che ha attestato in maniera impareggiabile il professor Pierucci, se fosse venuto fuori questo, era un'indagine per omicidio, quindi si doveva andare a scandagliare la vita di questa persona, come è successo, che cosa faceva, dove era stato, è chiaro. Sarebbe venuto fuori lo scandalo. Lei, io vorrei che, cioè, forse c'è anche un aspetto che forse a Roma capiscono di meno, ma in questi piccoli centri c'è un discorso, bisogna tener conto anche della mentalità un po' provinciale che qui è, secondo me. E poi ci sono degli aspetti che sono caratteristici di certe zone dell'Italia centrale e non, secondo me era un rischio troppo grosso, cioè veniva fuori un, cioè le indagini non si, cioè io mi ricordo appena iniziai le indagini, e le indagini io le svolsi per diverso tempo in, per fortuna in assoluta segretezza, cioè non, poi mi ricordo però quando uno poi interroga le persone, sente le persone, queste magari parlano, non si sentono vincolate, non sono vincolate, a meno che uno non segreti l'atto. E mi ricordo che la prima cosa che mi chiesero i familiari del Natucci, bloccare le indagini. Ecco, questo è. Chiedere la richiesta, cioè. È una cosa strana, è chiaro. Il padre e i genitori della, e i fratelli della vittima, che la prima cosa che mi chiede, io ho iniziato le indagini da, consideri erano 2-3 mesi, chiudere le indagini. Questa è la cosa. Questo discorso mi è stato ripetuto, poi lei non immagina quello che mi è stato chiesto quando il medico legale voleva approfondire l'esame al collo. Perché lui aveva fatto un esame sommario e niente, c'è stata una resistenza, ostacoli su ostacoli. Quindi veramente è oscuro. Dobbiamo salutarla, procuratore, perché siamo quasi al termine, abbiamo un altro ospite già in collegamento telefonico. Va bene, saremmo va rimasti, bene. Avrei anche tante altre domande da farle, ma purtroppo il tempo è tiranno. Vabbè, sarà per un'altra volta. Magari ci risentiamo. Ci sentiamo. Ringrazio molto. Quando torneremo sul caso, la si sentiremo di nuovo. Grazie al sostituto procuratore di Perugia, dottor Giuliano Mignini, e andiamo dall'altro ospite, graditissimo, in collegamento telefonico, il professor Giovanni Marello. Benvenuto alla Storia Oscura. Buongiorno a lei. In studio con me c'è anche Paolo Cochi, che immagino lei conosca bene. Buonasera. Eccolo, ricordo che peraltro il professor Marello è medico legale dei delitti del mostro, effettuò anche l'autopsia sul corpo di Pacciani. Pendiamo dalle sue labbra, dottor Marello, perché l'interrogativo è questo: Pietro Pacciani morì di morte naturale o, come dicono tanti o ipotizzano, è stato ucciso? Dunque, lei sa che noi medici legali dobbiamo effettuare l'autopsia al fine di ricostruire le modalità della morte. Sì. In quel caso io venni chiamato dall'allora procuratore della Repubblica Paolo Canessa direttamente a Mercatale, Val di Pesa, per fare il sopralluogo sulla casa del Pacciani. Lì trovai appunto il cadavere di Pacciani parzialmente denudato, nel senso aveva i pantaloni calati, aveva il maglione alzato, giaceva sul pavimento in prossimità del bagno. E la casa era in condizioni veramente disastrose dal punto di vista igienico-sanitario, c'erano escrementi da tutte le parti, era un periodo piuttosto particolare dell'anno, essendo febbraio del 1998, c'era un'epidemia influenzale di carattere gastroenterico, per cui era verosimile che il Pacciani avesse avuto la morte praticamente successivamente a un episodio evacuativo.
A questo punto il cadavere fu portato in istituto di medicina legale, dove fu effettuata l'autopsia, che evidenziò tutta una serie di patologie organiche di cui già ci si poteva aspettare la presenza, stante sia l'età del Pacciani sia la sua storia clinica. In pratica noi sappiamo che Pacciani aveva avuto già degli infarti nel passato e l'autopsia non soltanto ha confermato la pregressa patologia cardiaca, ma ha permesso anche di evidenziare uno stato di insufficienza cardiaca cronica presente nel Pacciani. La insufficienza cardiaca cronica, noi sappiamo, dà dei segni molto precisi dal punto di vista anatomopatologico. C'era una situazione anasarcatica, ovvero sia una situazione di imbibizione di liquidi nell'ambito del soggetto ed in particolare versamenti pleurici, versamenti addominali, in una situazione di un corbovinum tipico appunto di una situazione di scompenso cardiaco ormai avanzato. E quindi? All'epoca chiaramente, pur a fronte di una serie di indizi abbastanza chiari dal punto di vista dei reperti cadaverici, fu fatto anche l'indagine tossicologica per vedere se eventuali farmaci o sostanze benefiche fossero state somministrate al Pacciani. Allora, qui incomincia la problematica più importante, se vogliamo, sulla morte del Pacciani, perché furono trovate dei farmaci antiasmatici, ma non a livello del sangue, a livello dello stomaco. Ora, noi sappiamo che quando un farmaco antiasmatico viene inalato, per avere appunto la sua azione a livello bronchiale, va in parte anche nello stomaco, per cui possiamo sicuramente sostenere che il Pacciani abbia avuto una inalazione di questi farmaci antiasmatici. Tra l'altro il Pacciani non sappiamo essere stato affetto da asma bronchiale. D'altra parte sappiamo anche che una situazione cardiaca del tipo che affliggeva Pacciani poteva anche dare un cosiddetto asma cardiaco che sappiamo avere dal punto di vista sintomatologico delle sovrapposizioni con l'asma bronchiale, per cui non appare del tutto inverosimile che ci fossero degli antiasmatici. Però, come dicevo prima, gli antiasmatici furono rinvenuti a livello dello stomaco, non a livello del circolo, e questo chiaramente fa sì che dal punto di vista dell'azione biologica dell'antiasmatico questa non fosse un'azione diretta lesiva nei confronti del Pacciani. Sulla base di questi elementi si concluse che la morte del Pacciani era una morte da cause naturali. Una domanda da Paolo Cochi per il professor Giovanni Marello. Professor Marello, buonasera. Le risulta che c'erano segni di trascinamento, come qualcuno dice sul... Scusi, non la riesco a sentire. Le risulta che c'erano segni di trascinamento sul corpo del Pacciani, come qualcuno sostiene? No, non mi risultano. Cioè, io praticamente trovai nessun segno di lesività esterna sul Pacciani. Soltanto questa situazione interna estremamente compromessa e compatibile con le patologie da cui il Pacciani era affetto. Grazie al professor Giovanni Marello per questo suo prezioso intervento. La ringrazio sentitamente per essere intervenuto, anche perché sono temi sempre molto delicati da trattare e da approfondire in radio. Ai prossimi appuntamenti, professore. Grazie mille a lei. Ricordo, medico legale dei delitti del mostro di Firenze, effettuò l'autopsia su molte vittime e sul corpo di Pacciani, insomma, ha svelato morte naturale per Pietro Pacciani. Ringrazio ovviamente, l'abbiamo già fatto, ma lo ricordiamo, il dottor Giuliano Mignini, che è intervenuto prima ai nostri microfoni, sostituto procuratore a Perugia, indagò sul mistero della morte, dell'omicidio del dottor Narducci, e grazie a Paolo Cochi. Grazie a voi. Ricordo l'appuntamento all'Isola del Cinema per lo spazio Cinema e Libri, Paolo Cochi, Roberta Bruzzone. Il mostro di Firenze, ne abbiamo parlato tanto in questa puntata della Storia Oscura, quindi per gli appassionati diamo appuntamento al 5 settembre all'Isola del Cinema a Roma, ore 20, documentario che verrà proiettato e libro. Ovviamente Isola del Cinema
parliamo dell'isola Tiberina, no? Esatto. Come far capire la location. E poi Doc Crime, questi poi magari di questi documentari Paolo Cochi ce ne parlerà in altre occasioni, in altre puntate qui alla Storia Oscura, quando torneremo su casi come Pasolini, Via Poma e altri. Grazie, e grazie a chi ha curato la parte tecnica, a Matteo Di Lelio che è stato in cabina di regia, grazie a Luigi Gabriele che invece ha lavorato in post produzione come sempre, grazie a voi per la cortese attenzione. Questa è la Storia Oscura, questo era il ciclo Storia del Crimine della Criminologia, nuova puntata speciale di approfondimento dedicata alla vicenda del mostro di Firenze, e questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.